Salve amiche, amici ed haters. Come vi avevo promesso, ritorno con un altro video. È incredibile, ma trattando certi temi ti si avvicineranno certe persone, ti ci avvicineranno. Ma è così, io trattando degli haters, ho visto come due persone che si dicevano amiche mie si sono rivelate delle haters. Incredibile, ma vero, incredibile pensarsi a dirsi. Ma trattando certi temi, le persone mostrano la loro sensibilità o la loro insensibilità. Io lo sapevo comunque, perché io sono uno youtuber integrale. E io parlo della mia vita, parlo di tutto quello che mi succede, e loro mi hanno attaccato e mi hanno criticato su quelle cose. Però è così e non ci si può far nulla. Certa gente è nata per odiare e se vedono le tue vulnerabilità, se vedono che tu sei un essere umano come tutti gli altri, questi fan sono capaci di fare qualsiasi cosa. E io gli direi loro: ma tu sei un fan? Però non lo dico perché sono educato, capito? E poi non so come fissare bene la telecamera del cellulare frontale per guardarvi negli occhi. C'ho un'energia esplosiva! Questa situazione la devo proprio canalizzare. Però io sapevo, io sapevo che trattando di questi temi i haters si sarebbero sentiti chiamati in causa. Cambio di braccio perché mi stanco. Che poi io dico, forse nel passato ho avuto degli haters nel canale. Loro stessi hanno cancellato il commentario. Ma adesso erano anni che non si sentivano degli haters. In YouTube, in Instagram sì, in Facebook va bene. In Facebook. Ma in Instagram no. Non tanto. Più che in Facebook. Ma in YouTube neanche per idea, erano passati già anni. Eppure adesso ho due haters che mi tormentano e sono tutte e due donne. Sarà il fascino e la seduzione dello youtuber italiano Santen Chan? Perché io ho una bellezza esplosiva. Mia bellezza saetta come un fulmine a ciel sereno. Beh, non so che pensare, ma sfiorando il tema degli haters, due mie amiche giurate che mi seguivano, mi hashtaggavano in Instagram, eccetera, adesso mi odiano perché, e lo commentano sotto i miei video, che mi odiano. Mi odiano. Forse perché sono bello. Non so, perché basta parlare degli haters che gli haters si sentono attaccati. Perché io sono come il fuoco di un'esplosione. Male a chi c'ha la coda di paglia. E loro si avvicinano al fuoco mio e si bruciano. Meditate, gente, meditate. Ciao, amiche, amici ed haters. Continuate a seguirmi, anche voi, haters. Maschi e femmine, ciao.